chiedo la cortesia, siamo all'ultimo intervento della relazione e poi la conclusione da parte del nostro candidato sindaco Maurizio Percio. Mi chiamo Massimo Artini, l'onorevole deputato di Alternativa Libera. Abbiamo chiesto a lui da tempo sta studiando la questione sull'aeroporto, su come fare su Firenze e su Pisa. Lui è vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera e grazie a questo suo ruolo ha potuto elaborare una sorta di idea, di proposta, perché la politica se non fa una proposta rimane sterile. Quindi la cosa più semplice in genere sono sempre quelle che valgono la pena di mettere in campo. E questo è l'esempio di come la politica possa concretizzarsi, perché non tutti i politici sono corrotti, sono quello che vediamo tutti i giorni. Massimo, eccolo qua. Buonasera a tutti. Penso sia la prima volta che non userò delle slide, che normalmente invece utilizzo, ma per un motivo semplice, perché non era assolutamente il caso rispetto a quello che è stato l'apporto, indubbiamente tecnico e preciso, da parte di tutti. Come giustamente diceva Claudio, e come anche Riccardo, se non sbaglio, ha portato, la politica è dover affrontare quelli che sono i problemi della realtà che pone davanti, e il modo con cui approcci e la modalità con cui dai una risposta a determinate problematiche è quello che permette di avere un benessere che sia il più possibile diffuso fra tutti. In questo caso la domanda che non ci siamo posti all'inizio rispetto a questo tipo di problema, cioè come dire, il decennale problema dell'incremento della lunghezza della pista di Firenze, perché io fin da quando sono piccolo, io sono di Figline, ma l'incremento, diciamo, il cambio della pista di Firenze, la diatriba da Pisa e Firenze è un qualcosa che ha più vecchio di me, che ho 40 anni. La domanda fondamentale è che sulla base di statistiche che sono internazionali e che non dipendono, diciamo così, dalla volontà di politici nazionali o altro, diciamo così, la statistica di incremento di quello che sarà il numero di passeggeri, comprovata anche da un punto di vista storico, diciamo così, è quella di un possibile aumento di 4 milioni di passeggeri in Toscana come turisti da paesi esteri. Questo significa, per riportarla ai numeri, che è comunque la parte da valutare politicamente, un incremento di apporto finanziario da parte di questi turisti di pari di circa 4 miliardi l'anno, che è un problema, nel senso a dire, io amministratore non mi vorrei scambiare nel ruolo di Maurizio quando dopo le elezioni dovrà gestire questa città, ma effettivamente il dover amministrare, governare una realtà vuol dire anche dover affrontare questo genere di sfide. Un paese che recepisce 4 miliardi l'anno di apporto è un qualcosa che porta indubbiamente benessere a tutti. Prima Tiziano lo diceva, il ragionamento su Pisa è stato quello di vedere, dopo un incremento organico di quello che è stato il flusso di passeggeri su Pisa, un differente approccio dei turisti a quella città. Quindi il problema è come riuscire a fare questo compatibilmente a dei paletti che per me sono da sempre stati fondamentali, cioè ambientali, di rispetto, di tutela e soprattutto, come diceva Gianfranco, di salute e di benessere dei cittadini che già esistono in quelle aree. La rappresentazione ci ha portato per Etola, che nasce in una situazione di un campo libero che poi è stato urbanizzato in maniera drammatica rispetto all'aeroporto. L'aeroporto non nasce con delle problematiche connaturate, nasce senza problematiche e poi intorno gli è stato creato tutta una serie di problematiche. Infatti, se Lorenzo mi fa la cortesia, o comunque Claudio mi fa la cortesia di mettere l'immagine, perché alla fine di tutto questo mi piacerebbe raccontarvi una storia, perché ora è a quel parto sulla parte che mi interessa approcciare, cioè sia l'alternativa che di problematiche rispetto a quelle della situazione attuale, più da un punto di vista non tecnico, ma di implicazioni politiche. L'immagine di quello è quella è l'area dove entra a impattare l'aeroporto, è fondamentale per scoprire tutta una serie di passaggi che poi su sesto hanno una ricaduta che può anche spaziare su ambiti che sono assolutamente differenti da quello che riguardano l'aeroporto.
Il lavoro fatto qualche mese addietro e che si è sostanziato anche in degli atti parlamentari è quello di aver compreso questo punto fondamentale, cioè i 4 milioni di passeggeri. Diciamo che attualmente l'integrazione Pisa e Firenze comporta, diciamo, una gestione di circa 8 milioni di passeggeri all'anno, entrambi gli aeroporti. Questo obiettivo è l'obiettivo attuale, cioè, diciamo, statisticamente la situazione attuale. Quello che deve essere valutato è negli anni cosa è successo all'aeroporto di Pisa. L'aeroporto di Pisa, per quella è la sua struttura, soprattutto per quella riguarda la parte di pista da sul mare, ha assolutamente un'orografia completamente diversa, che ne dica ENAC e il viceministro Nencini, che ritiene l'orografia di Firenze migliore rispetto all'orografia di Pisa, cioè le montagne, Monte Morello, la Campana, tutta la parte urbanistica che sta intorno, è sicuramente per l'ENAC e per Nencini peggiore a Pisa rispetto a Firenze. Ora, questo è un po' imbarazzante per chi conosce sia Pisa che Firenze, ma questo è il dettaglio. Pisa ha una parte militare che incide, non vi riporterò i numeri perché sono classificati, ma che incide per un 15% rispetto al totale dei voli, dei movimenti fatti su Pisa. Negli anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, il decremento è stato circa di numero di movimenti, quei 34.000 attuali, eccetera, eccetera, è stato di circa un 7%. Questo significa che, e ottimizzando i sistemi strutturali dell'aeroporto, punto primo, e ottimizzando ove possibile la parte addestrativa che impatta per un numero di voli, e ottimizzando la parte di torre di controllo, che sono impatti di tipo militare e che non vanno a incidere da un punto di vista di costo, io posso raggiungere da oggi, senza spendere niente, quel numero di passeggeri che sarebbero necessari al passaggio a 4 milioni. Come dire, come obiettivo del 2030-2029. Qual è il punto? Io mi ritrovo, prendendo la cifra che ha detto Gianfranco, 700 milioni che da politico, avendo la possibilità di spenderli su un'unica struttura che mi va a urbanizzare e a distruggere un territorio, come posso sfruttare quei soldi, quegli stessi soldi? Io non sono contrario a quel tipo di spesa, mi domando dove dovrei spenderli. Quello che mi viene da pensare è che tipo di benessere riesco a creare, a prescindere da chi costruisce quell'aeroporto, perché poi alla fine vedremo questo, rispetto a un territorio. E questo impatta, per fortuna e per sfortuna di Sesto, su qualcosa che non è esclusivamente sestese come tipo di competenza, ma questa questione aeroportuale impatta su tutta la mobilità toscana. Se pensate a quello che è il punto di contatto, lo riportavano da Pisa prima, tra Firenze e Pisa è la linea che nasce nel 1870, se non ricordo male, e che rimane nello stesso tracciato da quell'anno ad oggi. Noi avremo l'opportunità, con quell'impatto finanziario, cioè pari a quella che sarebbe la spesa per creare un nuovo aeroporto a Firenze, di creare una struttura ferroviaria diversa, ottimizzando anche quella attuale, senza voler stravolgere quella che è l'orografia del territorio, portando un benessere non solamente a chi atterra a Firenze o chi atterra a Pisa, ma portando un benessere a tutta la città, alla città metropolitana, diciamo, dell'ambito metropolitano di Firenze e l'ambito metropolitano del Pisano. Questo è un qualcosa che uno non si domanda mai, ma la politica in questa realtà dovrebbe pensare a qual è l'impatto e su quanti cittadini va a come dire, portare beneficio rispetto a quel tipo di passaggio. Questo è un qualcosa che effettivamente ha un costo, effettivamente deve essere strutturato, ma che può essere pensato nell'ottica di dire quel tipo di investimento è fondamentale per la Toscana, ma è fondamentale in un'ottica integrata, perché questo tipo di integrazione lo fai ragionando effettivamente su quali sono gli strumenti che hai. Firenze, paradossalmente, al netto della valutazione meramente tecnica, voglio sperare di Gianfranco, in un incremento a 48.000 voli su Firenze, che penso sia insopportabile al pari di dover creare una nuova pista, Firenze dovrebbe paradossalmente ridurre questo tipo di impatto, proprio per quelle zone di Brozzi, quelle zone di Quadacchi, che hanno un impatto, come dire, una zona fortemente antropizzata rispetto a quegli aerei, sono enormi. In più, in tutta questa realtà, noi ci abbiamo collegato una serie di interessi, e mi premeva ragionare anche su quest'altra parte, che riguardano tutta l'area. E il perché, per come la vedo io, il percorso dell'aeroporto è difficoltoso anche per chi lo vuole costruire. Nella zona Rosino Chiaro,
e nella parte giallo il basso più acceso, c'è tutta l'area che, grazie, c'è tutta l'area che, perché non mi piace, ok, meglio così. Allora, io ragionavo, quindi il concetto è fondamentalmente utilizzare i dati che abbiamo per fare in modo che Pisa, oltre alla parte di collegamento, eviti di fare quel ragionamento. Io sulla cittadina non lo conoscevo, ma è un ragionamento veramente stupido, anche perché Pisa ha in 5 minuti, con qualsiasi tipo di servizio, la possibilità di avere alberghi, ricettività e accoglienza senza dover costruire nient'altro di nuovo. Qual è il punto in entrambe le situazioni? In entrambe le situazioni il punto è costruire. L'aeroporto di Firenze non è utile per chi dovrebbe recepire un traffico aereo maggiore, è utile nella spesa di 700 milioni di euro per chi fa movimentazione terra, per chi fa costruzioni, per chi fa impiantistica, cioè è finalizzato a se stesso, serve a, poi a, come collaterale anche quell'altro tipo di passaggio, ma qual è l'impatto sulla parte di mobilità, eccetera, che stasera non si è trattato, ma portare 4 milioni di persone in più su quell'area vuol dire congestionare quell'area. Ok, l'altro punto fondamentale di quest'area, quest'area è sempre stata molto interessata alla capacità di necessità di voler costruire qualcosa qui. Si è fatto con tutti i problemi giudiziari che sono tratti sulla caserma dei sottufficiali dei carabinieri, in questa zona del mercato dove plausibilmente potrebbe nascere uno stadio, e si nota un punto che è ancora abbastanza vuoto, che è questo. Quest'area che in una pista normale poteva essere utilizzata è un'area che è tuttora di proprietà di chi ha costruito questa, ha venduto e ha permesso di costruire quest'area dei carabinieri, che era la vecchia fondiaria, attualmente Unipol, ok? Quest'area è tuttora una delle problematiche maggiori per Carrai e per Toscana Aeroporti. Perché, se mi posso permettere, è un ragionamento che poi porta a comprendere quali sono le dinamiche che dentro il Partito Democratico smuovono i passaggi anche legislativi interni alla regione e nazionale. Le due aree di interesse qui sono la parte renziana, attualmente anche di Rossi, e la parte, diciamo così, se mi permettete un nome clonato, della ditta, ove in quest'area di Unipol ovviamente l'interesse della ditta è abbastanza preminente. Quest'area di Unipol era inizialmente in una mancata previsione, quindi fino al 2013, cioè fino a quando il piano era un master plan verso Pisa e un City Airport su Firenze, era dedicata a un nuovo e utile peraltro per l'area centro commerciale. Io mi immagino tra campi, tra questo di Sesto e che è qua giù, peraltro ce n'è, l'IKEA va da parte di qua, effettivamente io credo che avere un ulteriore centro commerciale è qualcosa che sicuramente valorizza il centro storico di Sesto, di altre, è quello che effettivamente ci aspettavamo tutti. Quest'area è un'area che peraltro era possibile costruire se questa zona qui era destinata a vasche di laminazione per la caserma dei Carabinieri. Queste vasche di laminazione con l'approvazione della pista a 2400 metri non sono più costruibili. Quindi il progetto, la richiesta di modifica di progetto è stata fatta rispetto a quest'area su un'area più piccola, ma che va a impattare su quello che doveva essere il punto remunerativo per Unipol. Considerate che questo terreno, diciamo così, senza nessun tipo di altro valore, era quantificabile su 150 milioni di euro. Dove sorge il problema? Se questa riga rossa che rappresenta l'autostrada indica un vincolo per questa zona come vasca di laminazione, e il problema attuale che per ora ha fatto bloccare tutti i lavori, se voi prendete tutte le dichiarazioni di tutti, da Carrai a Rizzo, a tutti quelli che sono, come dire, implicati nella volontà di costruire l'aeroporto di Firenze, ad agosto 2015 ci dovevano essere ruspe per aver fatto la cosa. Cosa che non è possibile perché la pervicacia dei carabinieri che hanno necessità di avere questo sistema, la necessità di
obbligatoriamente creare delle vasche di laminazione. La caserma dei sottufficiali è un qualcosa che quando piove provoca un livello d'acqua raccolto come acqua piovana rispetto a quella cementificazione assurda, perché c'è una parte di alloggi, c'è una parte di scuole, eccetera, che ha necessità obbligatoria di vasche di laminazione. Queste vasche di laminazione, che come dal progetto di Unipol, che nasce, se non ricordo male, verso luglio del 2015, dopo mesi e mesi di blocco, sono impossibilitate alla costruzione se non viene creato un canale di scolo verso il Bisenzio che passi ulteriormente, anche in più rispetto a quello che diceva prima il professor Pini, e tuttora non previsto, sotto l'autostrada. Questa società autostrade non l'ha prevista. Ora, e qui sembra tutto connesso e, come dire, compartimentato rispetto all'aeroporto. Maurizio, spero che abbia la visione, io lo credo nella maniera assoluta perché conosco quella che è l'attività che fa, non può non avere a mente quello che è successo qualche settimana fa e che si è concluso a mio modo di vedere anche in maniera molto rapida e fraudolenta per quelli che sono indipendenti e lavoravano in una certa struttura di Sesto, che risiede, se non mi vado a sbagliare, indicativamente, se Firenze Castello è questa, giusto se non sbaglio, questa rossa, questa qua su, giusto? Ok, qui questa zona qui che è proprio di fronte a Firenze Castello è Villa Ragionieri, ok? Villa Ragionieri che, guarda caso, era di proprietà di Unipol, ok? E ragionando con le varie realtà della villa, la sfortuna per lui, la fortuna di conoscere alcuni dipendenti nella parte ingegneristica della struttura. La struttura di Villa Ragionieri negli anni per Unipol, a differenza di quello che poteva essere una prospettiva industriale, è stata né più né meno una rimessa, nell'ordine di, negli ultimi 3-4 anni, una trentina di milioni, anche di più, compreso poi la parte patrimoniale, cioè struttura, compreso poi la parte di leasing, eccetera, eccetera. Facendo due conti, vi dico a cazzotto, ma potrebbe essere qualcosa di più preciso, il costo di questa struttura per Unipol era indicativamente di 150 milioni. Ora, non è un caso che quelle due cifre collimino, perché l'idea è che, per come mi sono fatto io e per certi versi iniziato a confermare, quel tipo di dismissione data alla regione che si accolla a quel tipo di costo che comunque rimane, è fatto per sopperire al mancato guadagno rispetto a questa situazione che per Unipol è fondamentale. Ancora va risolto per chi ha la volontà di costruire senza pensare a quel tipo di spunto che prima facevo, cioè riuscire a dare ai cittadini toscani un benessere di 4 miliardi in più, non in maniera assoluta, ma relativamente, quindi aggiungendo all'attuale benessere dei toscani altri 4 miliardi, si potrebbe pensare creando strutture che vanno a beneficiare tutti e non solamente chi va a costruire questo o chi va a costruire un'eventuale cittadella. Ecco, quello che, e così lascio la parola a Maurizio come commento, quello che è il problema che un sindaco si dovrà trovare di fronte a questa realtà è l'impatto, e la legge di stabilità del 2015 per il 2016 ce n'è andato prova, e ora vi dico un ultimo spunto perché chiedo l'attenzione effettivamente di tutti su questo. Quello che ha dato prova la volontà di questo governo e di chi supporta questo tipo di passaggio è quella di voler azzerare completamente ogni sorta di controllo che una persona, non dico un ricercatore o un professore, ma mediamente intelligente, spero almeno nella norma come me, nota nel voler valutare questo, nella stabilità come ultima mandata di emendamenti del governo fu fatto un emendamento poi fortunatamente rifinato perché ci fu fatto un lavoro di come dire mediatico sopra non indifferente, ma scoperto di domenica sera alle 6 del pomeriggio senza nessun tipo di relazione. Quell'emendamento lì permetteva in maniera automatica, se non venivano rispettati i tempi, di saltare il sindaco, il presidente della regione, per passare direttamente e avvocare al Presidente del Consiglio
la scelta su quel tipo. No, in realtà, perdonatemi, sarei onesto, intellettualmente disonesto, la scelta era fatta per tutti gli aeroporti strategici di cui ancora non era stato fatto la via, se non ricordo male. Ora, facendo la matrice di tutti gli aeroporti strategici, cioè quei 12 in tutta Italia di cui non era stata fatta la via, guarda caso c'è solo l'aeroporto di Firenze, però sarà stato un caso particolare. Quindi quello che si muove è evidente dietro a questo tipo di problema sull'aeroporto non è esclusivamente la volontà di fare o non fare una struttura, è quanto è il margine di finanziario su questa struttura. Diciamo che l'ammontare complessivo tra Unipol, cioè, diciamo tra la parte qua della curva tra il distributore di Beijing e la caserma Marescialli, della parte aeroportuale, della parte di regimentazione delle acque, espropri eccetera eccetera, è quello che fa la differenza, perché non per bocca mia ma per bocca di chi era in comando nella gestione degli apparati dei carabinieri, è un qualcosa che sta girando per 1 miliardo di euro. Allora, se questo 1 miliardo di euro deve servire a rimpolpare le casse di qualcuno, è quello che in una situazione come questa, in cui 1 miliardo di euro fa la differenza per una regione come la Toscana tra stare e vivere per altri 10-15 anni nel benessere e precipitare rovinosamente verso qualcosa che nessuno conosce, io ritengo che sia opportuno fare una scelta che non è solo non votare il PD, ma è fare una scelta verso che questo tipo di salvaguardia e questo tipo di tutela la fa da anni. Io lascio la parola a Maurizio.